Stazione 41. Music Room. Tutta un'altra musica. Pop, indie, rock, trapper, rap, interviste e musica live. Alla scoperta di nuovi gruppi emergenti. Buonasera, siamo in diretta anche questa sera, dalle 22 alle 24 c'è Musica Live. Buonasera a tutti coloro che sono in ascolto in questo momento e se non siete in ascolto in questo momento vi perdete un appuntamento live fantastico. Grazie a Foxy alla regia, Max Ventura alla voce, grazie a Stazione 41, grazie a Music Room e grazie chiaramente all'ospite di questa sera. Nel frattempo io ricordo che il nostro appuntamento potrete ascoltarlo direttamente sulla pagina Facebook e potrete anche vederci dalla pagina Facebook anche questa sera in diretta live su mixcloud.com/live/stazione41. Anche qui siamo in diretta live, la musica di Stazione 41 è la musica di Music Room, così come potete vederci anche domani sera o domani mattina o quando volete con il nostro podcast di Stazione 41 o con il nostro programma postati sui nostri social. Abbiamo detto tutto, quindi non ci rimane altro che presentare il nostro artista. Come al solito non voglio presentarlo adesso, non lo presenterò adesso, vi farò ascoltare un suo brano e poi immediatamente dopo lo presenteremo e iniziamo il nostro appuntamento, inizieremo dopo l'ascolto del brano ad intervistarlo. Nel frattempo io vi auguro il buon divertimento e godetevi questa musica, anche questa sera godetevi questa buona ed ottima musica da Music Room e Stazione 41. Meglio restare sola che qui con te. Per me ora sei cenere. E so che è un casino amarmi. Resto solo per un Cardi. Una come me ha sempre mille pare. Pensai, ripensa, corre con le sneaker. Rima, la odi, poi vuoi star con lei. È un tormento, baby. Mi hai rubato i brividi, lasciando segni su di me. Cicatrici e petali, ferisci ma fai. Dolci come bombe a mano, mi imprigioni come a Guantanamo. Hai rifiutato una carezza, ma è lo sguardo che mi tenta. Impazzisco se mi parli piano, se mi sfiori il cuore con la mano. Una pistola che mi tenta, il tuo rossetto sulle labbra. Quando tu mi sorridi, la volta del cielo crolla come cartapesta. Vedi, fingi che non li vedi, tutti quei messaggi che ritieni troppo seri, baby. Una come me ha sempre mille pare. Pensai, ripensa, corre con le. Segni su di me, cicatrici e petali, ferisci ma fai vivere. Quando poi siamo soli, dimmi cosa vuoi. Dopo giorni in cui tu non ci sei, tra parole e drink fino alle sei. Mi hai rubato i brividi, lasciando segni su di me. Cicatrici e petali, ferisci ma fai vivere. Manca qui il tuo charm, tutte le sere. Il tuo slang, tutte le sere. Mi hai rubato i brividi, lasciando segni su di me. Cicatrici e petali, ferisci ma fai vivere. A
Ritornati in diretta con il primo brano, abbiamo dato l'avvio al nostro appuntamento serale del lunedì, di questo lunedì dalle 22 alle 24. Avete ascoltato il brano del nostro artista e non confondetevi, non è un artista femminile, perché la voce è, l'abbiamo sentita anche femminile, però sottofondo c'è la voce maschile, c'è la voce del nostro ospite che si chiama Marco Conte. Ciao Marco, benvenuto alla Stazione 41, benvenuto a Music Room. Ciao ragazzi, grazie per l'accoglienza, un saluto calorosissimo a tutti gli amici di Stazione 41 e grazie per questa piacevole sorpresa di aver fatto ascoltare e parlare prima la mia musica che presentarmi di persona. Questa è una cosa che ho apprezzato molto, che secondo me insegna tante cose. Grazie. Guarda, io posso lasciarti il microfono, tu parli tranquillamente, sei uno speaker radiofonico anche, quindi posso darti il microfono e ti do un attimo il microfono per presentare Marco Conte molto velocemente, poi iniziamo a farti le domande. Volentieri. Allora, di nuovo grazie per questo spazio agli amici di Stazione 41. Sono Marco Conte e sono un cantautore. Abbiamo appena ascoltato un brano Charm che ho scritto e realizzato con Fenice, questa bravissima cantautrice R&B. Oltre ad essere un cantautore sono anche un promoter musicale, perciò mi occupo di scouting e di promozione, in particolare degli artisti emergenti, rap, trap, ma anche non solo. E vengo dalla provincia di Milano e mi definisco un grande sognatore, un grande appassionato di musica, al di là di tutto, è questa un po' la mia cifra, il mio identikit, diciamo. Scusami, così. E di nuovo grazie. Scusami Marco, perché un sognatore di musica? Ma guarda, secondo me per chi lavora nell'ambito dell'arte ci deve essere un po' questa scintilla, questo guizzo, un po' leggero, un po' ingenuo, che ti traina sempre, che è la passione, no? Penso che in generale nella vita il sogno è ciò che ci tiene accesi, è un po' la nostra fiamma, in particolare la musica e l'arte sono settori un po' difficili, secondo me è importante non farsi tenere troppo i piedi per terra, farsi troppo barricare, bloccare da discorsi economici, di convenienza, eccetera eccetera, quindi ci deve essere secondo me sempre un pizzico di sogno. Anche gli artisti che seguo come management e come promozione, cerco sempre di trasmettergli un pochettino di questa, come posso dire, leggerezza, no? Quasi irresponsabilità di continuare a sognare in questo ambito che è la musica. Bello, è un pensiero molto, molto interessante questo del quello che tu hai espresso. E quindi a questo proposito volevo dirti, il sogno di Marco qual è? Il mio sogno è anzitutto quello di lasciare una piccola traccia, un piccolo segno col mio operato nella musica, che potrebbe essere magari attraverso una canzone che venga cantata da molte persone, oppure che potrebbe essere, parlando più che altro del lato manageriale, da promoter, il fatto di poter essere un pochettino il trampolino di lancio e dare una piccola spinta ad un artista in cui tanti si rispecchieranno, si medesimeranno e che tanti andranno ad ascoltare magari in bellissimi concerti. Quindi sicuramente sì, dare un piccolo contributo al mondo della musica, che poi è un contributo per il mondo della società e per la vita delle persone. Senti Marco, allora iniziamo l'intervista, no? Per adesso abbiamo chiacchierato del sogno di Marco, di quello che fa Marco, il cantautore. Ma Marco inizia a cantare o a suonare? Quando? Io, guarda, ho iniziato così per hobby fin da bambino, in particolare suonando la chitarra, tra la fine degli anni dell'elementare e l'inizio delle medie, perché comunque la musica era di casa, era buona cosa praticare un po' di sport e suonare uno strumento musicale, perciò è stata una cosa abbastanza naturale. E devo dirti la verità, all'inizio, ma anche crescendo da ragazzetto agli anni del liceo, non pensavo che questa cosa si sarebbe professionalizzata, per cui era sì, suonavo la chitarra, canticchiavo, ma con gli amici, noi avevamo quella piccola band di teenagers, però senza grossi sbocchi, senza grosse svolte. E poi è stato verso i 20 anni che il mio insegnante di musica mi ha detto: guarda Marco, secondo me dovresti provare a fare sul serio, dovresti provare a scrivere canzoni tue. E poi da lì è iniziato un percorso diverso, però devo dire che sì, fin da piccolino un po' masticavo la musica, ecco. Ma c'è stata una scintilla da parte tua perché tu possa tu avessi scavalcato questo fosso dal divertimento alla professionalità, diciamo, perché comunque vada, sei autore di canzoni, i testi li scrivi tu, la musica la scrivi tu, quindi c'è stata una scintilla che ti ha fatto pensare di effettivamente è bello scrivere una canzone mia, potrei scrivere una canzone mia, potrei fare della musica mia. Sì, devo dirti la verità, ci sono state due scintille, cioè un duplice avvenimento. Da un lato, appunto, come accennavo, c'era il mio insegnante di canto
che mi ha chiesto di fargli sentire delle canzoni che scrivevo, mentre prima le tenevo nel cassetto. Lui mi ha chiesto di fargli ascoltare le mie cose, mi ha detto: guarda, queste sono da sviluppare. Addirittura mi ha chiesto di provare a scrivergli delle canzoni per lui, per la sua vocalità. Per me era un onore inconcepibile, perché lui era un corista veramente famoso ed affermato, e che ha fatto tour con grandissimi cantanti italiani, ha fatto anche talent televisivi nel 2016, che non sto a nominare. Quindi ecco, questo è stato sicuramente uno stimolo, cioè sentirmi dire da lui: scrivimi una canzone, mi ha fatto voler provare a fare le cose sul serio. Questo è il primo fattore. Il secondo, c'è stato un periodo in cui per una serie di coincidenze ho cambiato città, ho cambiato giri di amicizie, ho cambiato lavoro, e quindi ero, non dico solo, però in un certo senso in cerca di radici, di stimoli, di nuove situazioni, e quindi ho fondato una band, una nuova band, una formazione nu musicale nuova per rimettermi in gioco. E in quel momento in cui, diciamo, non avevo grossi punti di riferimento, grosse certezze, ho capito quanto mi faceva respirare e stare bene la musica. Quindi questo insieme di cose, la somma di questi due avvenimenti, quindi il consiglio di un insegnante che stimavo molto, e poi questa esperienza con la band, mi hanno spinto a dire appunto che forse quella scintilla doveva essere alimentata, dovevo dargli più tempo, più energie, maggiore investimento e insomma farne un po' il mio pane quotidiano. Certo, e qui hai iniziato a scrivere, anzi no, veramente tu hai detto, hai scritto già da qualche canzone anche da Sì, ragazzino che tenevi nel cassetto, poi magari le esattamente. hai riprese, le hai rielaborate, le rimaneggiate, eccetera, eccetera. Però adesso veniamo un attimo al primo brano che abbiamo ascoltato, Charm insieme a Fenice, bellissima voce di questa bravissima ragazza. Ecco, di che cosa parla il brano? Perché noi abbiamo la nostra abitudine di quello di ascoltare i brani, oppure prima parliamo della canzone, poi ascoltiamo il brano, oppure successivamente parliamo del brano. Adesso abbiamo ascoltato come inizio Charm, di che cosa parla questo brano? Charm, un po' come dice la parola titolo, vuole essere un piccolo inno, un piccolo omaggio allo charm, quindi al fascino e all'eleganza femminile, che secondo me Fenice, l'artista con cui ho duettato, rappresenta benissimo nella sua vocalità morbida, sensuale e dai colori R&B. Appunto, un inno all'eleganza della donna, di donne non si parla mai abbastanza, non le si omaggia mai abbastanza, e abbiamo voluto farlo con questa canzone che racconta come la donna, anche con un semplice sguardo, sa catturare, sa ispirare e far cambiare anche una persona per il meglio. Allora, il secondo brano, ne abbiamo tanti di brani questa sera, abbiamo 14 brani da ascoltare, quindi la regia è preparatissima con i brani. Il secondo è intitolato Così. Ecco, lo sentiamo prima e poi ne parliamo un po', e poi dopo Volentieri, ritorniamo a volentieri, grazie. parlare di Marco Conte. Il secondo brano, Così, Marco Conte, su Stazione 41, Music Room. It's not my fault, but I feel so sorry. Maybe that's how it was supposed to be, but I'm feeling guilty. Cause when you risk it all, and then you give it all. Cause when you risk it all, and then you give it all, would you believe or not, I can win, I can lose. I am in the middle of silence, in the middle of war, and I am in the middle of nowhere. Got nowhere to go. I got 100 million reasons to be lonely. I got my stage, I wanna dive and breathe it deeply. Got no control, I gave it all, so lately feeling down. I'm feeling blue, I need to be cozy. Shown to be someone, always share that for mine. And my love does man when I spring in Cologne, where they shown the play guitar to be someone real, where they shown the play guitar to be someone real. I'm
E questo è il secondo brano di questa sera. Io ricordo che siete in diretta con Stazione 41, potete accendere la pagina Facebook, aprire la pagina Facebook di Stazione 41 e vedere, non soltanto ascoltare l'appuntamento di questa sera. Non perdetevelo questa sera perché è della bella musica, è veramente una bella musica. A me onestamente, non perché tu sei qui presente con noi, ma a me piace la tua musica, piace questa miscela tra voce femminile e anche voce maschile, è molto, molto bella. La voce femminile di questo Così chi è? La voce femminile di questa canzone, Così appunto, è una carissima amica riminese, una cantante pop che si chiama, cantautrice, perché scrive anche lei le sue canzoni, Aurora Osmani, con cui ho avuto il grandissimo piacere di collaborare e che saluto calorosamente e abbraccio virtualmente in questa diretta. Una ragazza dalla bellissima vocalità, dalla bellissima personalità, e sono stato contentissimo di realizzare questo duetto con lei, un duetto in inglese. Abbiamo fatto questa scelta un po' particolare che riguarda la lingua inglese e poi soprattutto il sound acustico. Qui approfitto dello spazio per ringraziare anche Simone, che ha suonato egregiamente la chitarra acustica, e quindi sì, un lavoro di squadra dietro questo pezzo, devo dire. Beh, bel lavoro di squadra, devo dire, anche perché la chitarra ha un suono meraviglioso, e quindi bisogna sottolinearlo. È vero, ci tengo a dare i meriti di tutti coloro che lavorano alle canzoni insieme a me, perché appunto, come ripeto, è un lavoro di squadra, è una magia che si fa insieme, certo. Dal tecnico del suono che va a mixare il brano, a chi magari suona qualche strumento, quindi a maggior ragione quando c'è un featuring e c'è un'altra voce coinvolta nel duetto. Le mie canzoni non le faccio mai da solo, e questo secondo me è un valore aggiunto, non mi vergogno a dirlo, anzi ringrazio tutti quelli che ci mettono mano. Credo che sia un valore aggiunto, hai ragione tu Marco. Senti, ma Così di che cosa parla e perché in lingua inglese, visto che tu oscilli molto tra la lingua italiana e la lingua inglese, perché? Sì, questa è una domanda interessante che sicuramente coglie nel segno. Il fatto della lingua inglese era un po' perché ci siamo confrontati su una serie di ascolti comuni che potevano essere cantautori, diciamo indie pop, indie folk, di oltreoceano, americani, ma anche inglesi, per così dire british. E quindi, dato che ci eravamo confrontati su quel tipo di sound e su quel tipo di musica, ci era venuto spontaneo scrivere un testo in lingua inglese. E anche se solitamente per la maggior parte preferisco l'italiano, perché è un po' il mio idioma, no? Quindi mi permette di parlare più direttamente alle persone, però lì era stata una scelta abbastanza spontanea, come era stato anche spontaneo il tema, no? Così, che significa in italiano confortevole. Abbiamo deciso di parlare della sensazione di sentirsi a casa, appunto, che può essere riferita a una relazione di amicizia o di amore, a un momento della nostra vita in cui ci sentiamo finalmente a casa, no? Un po' là dove il destino ci vuole, ci ha sempre voluto. Era una chiacchierata così tra amici, tra me e Aurora, in cui ci siamo confrontati un po' su dove stavano andando le nostre vite, i nostri percorsi, è un po' venuto fuori questo tema, e allora così, quasi spontaneamente, abbiamo deciso di trasformarlo in una canzone. Ci abbiamo un po' lavorato a distanza, poi ci siamo trovati in studio e l'abbiamo impacchettata e concretizzata. Senti Marco, stavamo parlando prima, tu hai 14 brani e noi abbiamo 14 brani da far ascoltare ai nostri radioascoltatori. Non sono raccolti in un album. Perché non hai fatto un album con questi tuoi brani che sono bellissimi? Potresti fare tranquillamente un LP completo. Anzi, forse te ne avanzano ancora dei brani. Sì, questa è un'altra domanda molto appropriata, non dico retoricamente, e ci tengo a spiegare il motivo. Io ho avuto vari progetti musicali paralleli, non solo perché oltre ad essere artista sono anche manager e promoter, ma proprio all'interno della musica ho suonato in varie band. Attualmente suono anche in una band che si chiamano i Simple Mint, in cui faccio un genere leggermente diverso, spostato sul punk rock, e con cui abbiamo anche realizzato degli album o degli EP, perché... come dire, da un lato era più coerente con la visione della band, ma soprattutto avevamo un filo rosso che legava sia dal punto di vista di contenuti che di sound e di genere musicale queste canzoni. Nel mio progetto invece cantautorale sono andato avanti finora solo come singoli, nel senso che ogni canzone che scrivo da cantautore è un po' una storia a sé, magari realizzata anche con un arrangiamento diverso, non voglio dire genere musicale diverso, però con un producer diverso, con un'impronta diversa. Perciò ci tengo a farlo uscire come singoli per dargli un po' un'identità a sé stante. È proprio una scelta che ho fatto appunto come cantautore.
mentre come dicevo, quando sono con la band ragioniamo anche più a EP, sia a singoli ma anche ad album e a EP progressivamente nel tempo, diciamo così. Perfetto, domanda e risposta esaustiva, abbiamo compreso le tue motivazioni perché comunque fai uscire singoli. Ed a proposito dell'uscita di singoli, allora il singolo Charm è che data c'ha, anche così? Allora, Charme e Cosi sono due canzoni che sono nate l'anno scorso, sono state composte, l'idea, il primo germe, il primo seme del brano è nato, fai conto, durante il primo periodo di quarantena, di lockdown, no? Un momento in cui anche a distanza con questi amici ci siamo messi a fare musica per cercare di essere artisti attivamente, poi dopo vabbè sono usciti qualche mese dopo, qualche settimana dopo, anche perché dovevamo riuscire a trovarci in studio per la registrazione e l'arrangiamento, però la primissima idea è nata così, in videochiamata. Un po' come il collegamento di stasera con gli amici collegati con... Beh, quindi 40. Il profitto è stato proficuo il periodo Covid al 2020-2021? Sì, assolutamente, è stato sicuramente una pagina spiacevole della storia della musica. Pagina spiacevole, certo. Anche per la società e per le persone, però devo dire che abbiamo cercato di rimboccarci le maniche, trovare nuove strade, per esempio nella composizione a distanza, in videochiamate, eccetera eccetera, quindi è stato proficuo, tristemente proficuo, diciamo così. Ecco, e qui ritorniamo al sogno, no? Cioè l'impossibilità, ecco, di poter uscire, il sogno di fare bella musica e di ritornare a suonare insieme, questo era anche un po' di sogno magari. Bravo, sono d'accordissimo con te, sono quelle tra virgolette batoste apparenti in cui ti fermi un attimino e poi dopo lo scoramento iniziale dici bene, qual è la strada nuova, la sfida nuova che posso abbracciare, intraprendere, e nascono per esempio delle canzoni come queste, no? Come per altri spero siano nate nuove opportunità di vita, anche con la fatica, col sacrificio, nuove vie, diciamo, lavorative e non. Certo, allora adesso abbiamo il primo video, l'unico video di Marco Conte, noi ce lo vediamo e ce lo sentiamo, poi magari abbiamo tante cose da chiederti su questo video e su questo brano che è intitolato Frangia, e il video di Marco Conte lo mandiamo in diretta, lo facciamo vedere anche tramite la pagina Facebook mixcloud.com/live/stazione41. Anzi, ricordo che i nostri numeri di telefono 0734 619983 o 351 767 2153. E se volete condividere l'appuntamento di questa sera, fatelo tranquillamente attraverso la pagina di Facebook ed il tasto condividi. Ora Frangia di Marco Conte. Non me ne fotte se tu hai i miei baci ancora sulla frangia, le tue botte spaccano le labbra, vedi questo sangue sulla bocca, fuck la tua frangia. Baby, non sono mica come te, si chiedo come stai, ci tengo a te, sorridi pure dietro le ride e sogno anche dietro le palpebre, cosa fai che da un profilo fake scrivi che è colpa mia, stai guardando il tramonto, sei triste, che bella bugia. Mi dicevi che sono importante per te, nel tuo cuore c'è proprio uno spazio per me, ma che io non ero fatto come tuo ex, le ragazze belle sono tronte un Alex, eravamo solo sigaretta per sex, yeah, la ragazza con la frangia. Non me ne fotte se tu hai i miei baci ancora sulla frangia, le tue botte spaccano le labbra, vedi questo sangue sulla bocca, fuck la tua frangia. Tua frangia, hai i miei baci ancora sulla frangia, le tue botte spaccano le labbra, vedi questo sangue sulla bocca, fuck la tua frangia.
troppo piccolo o grande per me. Se valevi troppo, pure se il fatto è che valevo troppo poco per te. Eri come veleno complicato, eri come un gabbiano mai ingabbiato. Nella riserva degli errori che non ho commesso, mi chiuso in una cella all'alba troppo presto. Sarà che è stato troppo bello letto, il meglio passa presto. Sarà che ero pazzo anche prima di te nella mia vita. Ma tanto della tua frangia non me ne frega più tanto, non me ne frega più. Non me ne fotte se tu hai i miei baci ancora sulla frangia. Le due botte spaccano le labbra, vedi questo sangue sulla bocca. Fuck la tua frangia. Tu hai i miei baci ancora sulla frangia. Le due botte spaccano le labbra, vedi questo sangue sulla bocca. Eccoci qui, ritornati con Frangia e con Marco Conte. Scusami Marco, ma questa canzone ci piaceva così tanto che l'abbiamo utilizzata, l'abbiamo tagliuzzata, magari l'abbiamo utilizzata come link pubblicitario di Marco Conte sulle nostre pagine, sui nostri social. Ci piaceva, ci piace la canzone, quindi l'abbiamo utilizzato questa, abbiamo utilizzato. Anche perché il video era molto bello, ha un ritmo, ha un sound molto, molto incisivo e quindi ci è piaciuta. Ci piace, ci è piaciuta e comunque è in rotazione. La regia ha garantito che è in rotazione sulla nostra radio da questa notte in poi. Grazie per le tue canzoni. Grazie Marco. Ma grazie a voi, questa è la soddisfazione più bella, veramente. Grazie per questa sorpresa, per questo regalo. Sono contento anche perché comunque è una canzone a cui sono molto affezionato, quindi avete scelto benissimo. Ecco, allora adesso ci dici perché, perché noi siamo anche curiosi, vogliamo sapere tutto della tua vita, delle tue canzoni, delle tue motivazioni. Sei affezionato perché? Anche perché è l'unico brano che tu hai messo in video. Sì, guarda, ti racconto un paio di retroscena. Anzitutto mi piace raccontare la questione del video, nel senso che anche questa, come tante altre canzoni, era una canzone che non avrebbe dovuto uscire. Cioè, una di quelle canzoni, diciamo, personali, che io scrivo per raccontare una storia a dei miei amici, cioè delle persone vicino a me. Una canzone che io avevo voluto condividere col mio produttore, cioè che mi aveva chiesto di provare a scrivere un brano di questo genere. Una persona che io ho dedicato a me stesso, perché è una canzone che parla di due amicizie, o meglio finte amicizie che sono finite male. Quindi avevo bisogno di ricordare a me stesso che è meglio lasciar perdere quando gli amici sono finti e sono opportunisti. Quindi ecco, una canzone che non doveva essere pubblicata. Ma poi un amico regista, che è appunto Ivan Bottelli, che ha curato poi girato il videoclip insieme ad altri ragazzi, mi ha chiesto di fargli sentire un po' le canzoni a cui stavo lavorando e mi ha chiesto di poter reinterpretare visivamente questa canzone, cioè mi ha chiesto di poter realizzare lui anche tutto, diciamo, a sue spese, come sua produzione, questo videoclip, e mi ha chiesto tra virgolette carta bianca, e dopo qualche giorno mi ha presentato una sceneggiatura, un piano per le riprese, colori, scene, appunto scenografia, sceneggiatura, attori, eccetera eccetera, outfit. E l'idea mi era piaciuta molto perché secondo me tramite immagini molto semplici e minimal era riuscito a costruire il concetto della canzone, no? Il concetto di voltare pagina, il concetto di tagliare i ponti con tutto ciò che non ci fa proprio bene, proprio crescere. E quindi grazie ad Ivan è nato questo videoclip. Poi per l'insistenza del mio produttore Nati, che saluto, che ha curato con me l'arrangiamento del brano, è uscito questo brano sulle piattaforme e sono contento perché è un po' come, insomma, fare una fotografia e salvarla poi nell'album di ricordi di famiglia, averla sempre lì, no? Per ricordare le scoperte fatte, le storie passate, che appunto, come ripeto, sono storie di, tra virgolette, amicizia, che mi hanno insegnato molto, anche in negativo, però alla fine la vita ti dà anche queste lezioni che sono utilissime, diciamo. Certamente, così. Per poter andare avanti e per poter crescere servono anche queste lezioni, anche in negativo. Verissimo. Senti verissimo. Marco, ma quanto c'è di Marco nelle canzoni che tu scrivi? Ma guarda, di Marco c'è il 200%. Chiaramente c'è Marco anche nella fantasia, no? Cioè magari nelle mie canzoni, nei testi soprattutto, faccio delle citazioni, degli esempi, delle immagini, dei racconti che io non ho vissuto in prima persona, cioè che in un certo senso non sono autobiografici, ma che però mi servono per esprimere come mi sento, come mi sono sentito, no? Quindi magari faccio un esempio, che mi prendono in giro i miei amici, perché spesso magari, che ne so, c'è una canzone che ho scritto che si intitola Poker, in cui io
parlo di una sera d'estate in cui fumo sigarette sul balcone di casa con una persona, no? E gli amici mi prendono in giro perché dicono: Marco, ma tu non fumi sigarette? Faccio: certo sì, però quell'immagine mi sembrava descrivere certo. una cosa che io ho provato in altri momenti, no? È un po' un film ad occhi aperti che ogni tanto costruisco. Quindi sì, sono io al 200%, anche se magari ci sono delle cose che mi sono inventato per il bene della trama del film e sono un po' romanzate, diciamo così. Senti, ma quando scrivi queste cose gli amici ti dicono: ma tu non fumi le sigarette? Non ti danno per pazzo, per folle, dici, ma che cosa scrivi? Ma allora, diciamo che è una cosa che mi ha anche aiutato a prendere un po' alla leggera i giudizi delle altre persone, perché ti dico la verità, all'inizio era pesante, ecco, cioè, forse hai ragione, scherzare, magari avere l'ironia su se stesso magari aiuta. Bravo. Per alleggerire molto i discorsi. Assolutamente, assolutamente. Adesso appunto non voglio appesantire la chiacchierata, che è molto piacevole, però devo dire che è stata una cosa che mi ha costato fatica. Cioè io in passato magari per le storie che raccontavo nelle canzoni vedevo anche magari, che ne so, dei parenti che mi vedevano male, perché magari trattavo dei temi come, che ne so, l'omosessualità o altri discorsi magari socialmente un po' discussi e non era facile, no? Perché magari prendere posizione con le canzoni e venire identificato con esse all'inizio era un po' etichettato, quando non si capisce che tante volte un artista sì, è se stesso nella canzone, però crea anche degli alter ego e vuole fare delle riflessioni, insomma, anche solo per farle parlare, cioè non significa che gli è successo tutto quello che racconta. Quindi devo dire che non è stato facile, però ti ripeto, ne vale sempre la pena, cioè esporsi nelle canzoni. Certo. Senti, poi ci abbiamo due canzoni, due nomi di donna, Irene e Sara. Adesso sì. Sentiamo prima Irene, poi ci spiegherai se sono anche queste delle fantasie, se sono dei sogni. Volentieri. O se sono invece reali, concrete, che corrisponde, che entrano nella vita di Marco. Adesso ci sentiamo Irene, per adesso. Irene di Marco Conte. Io baby so che in fondo se ci pensi siamo uguali, che entrambe le metà di un cuore sai sono essenziali. Baby non trovo pace senza di te, non lo sai che mi manchi ancora Irene. E se ti penso esplode tutta questa stanza, mi canto una canzone in testa na 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 na. Tu che hai fatto un furto al cuore, non te ne sei mai pentita. Tu che in quella bella faccia il cuore da cicca maldita, mi hai lasciato fuori casa e quella piuma tra le dita. Tu che graffi come un fumo e qualche macchia l'hai pulita. E mi dicevi che ti amo solamente quando sono solo, solo perché sono solo, tanto come un cigarro. Però io ti ricordo sempre, sempre. Ricordami che non è niente. E mi dicevi che ti amo solamente quando sono solo, solo perché sono solo, tanto e penso al paradiso. Però io ti ricordo sempre, sempre. Ricordami del vincente. Brat. Essenziale, ti ho scritto un messaggio di accento e riguardo, però hai messo un muro alla Donald Trump. Ho perso occasioni e le ho fatto del male, però neanche lei con me scherzava. Ed il mio cuore si dissocia perché un amore social mi ha reso una sociale che non capirà. Se scegliere di star solo apprezzato perché è buono, circondato dalle anime di falsità. E mi dicevi che ti amo solamente quando sono solo, solo perché sono solo, tanto come un ultimato. Però io ti ricordo sempre, sempre. Ricordami che non è niente. E mi dicevi che ti amo solamente quando sono solo, solo perché sono solo, canto e penso al paradiso. Però io ti ricordo sempre, sempre. Ricordami che sei gente. Torna qui, chiariamoci. Sono solo, solo perché sono solo, tanto come un usinato. Però io ti ricordo sempre, sempre. E tu mi ricordami che non è niente. E mi dicevi che ti amo solamente quando sono solo, solo perché sono solo, tanto e penso al paradiso. Però io ti ricordo sempre, sempre. E tu mi ricordami che è vincente. Beh, parliamo del passato qui, Irene, ti ricordo sempre. Dici tu, Marco, raccontaci. Sì, allora, io non voglio rovinare la poesia. Allora, no, è una storia vera. No, assolutamente, cioè, non rovinare la poesia. No, nel senso, sarò vago. Anche qui è un po' un discorso un po',
fantasticato, cioè un po' romanzato, ma allo stesso tempo vero. Cioè io mi ricordo che avevo conosciuto questa ragazza, questa giovane artista che cantava, faceva fotografie, una persona veramente bizzarra, ma in senso positivo, una molto estrosa, molto creativa. Ero in un centro commerciale per cantare in questo evento, e ad un certo punto io, diciamo che attacco bottone abbastanza facilmente, ero sul... come si può dire, su una balconata esterna, chiamiamola così, verso il parcheggio esterno, e facevo quattro chiacchiere con altri dell'entourage dell'evento musicale, e c'era questa ragazza, appunto una fotografa, che stava parlando del suo lavoro, e a un certo punto si parla dei massimi sistemi, e mi ricordo che lei aveva detto questa frase che mi colpì molto all'epoca, che diceva che tante volte noi crediamo di amare qualcuno, ma in realtà siamo solamente soli, ci sentiamo soli, quindi vogliamo un po' tappare il buco, e in realtà è una forma di egoismo, no? Cioè noi vogliamo qualcuno a fianco, però non siamo veramente innamorati. Questa cosa mi aveva colpito molto, e allora un po' prendendo spunto da questa frase, un po' intrecciando la storia d'amore, l'innamoramento che stavo vivendo in quel periodo, ho voluto scrivere questa canzone qua, e ho fatto di questa Irene un po' il simbolo di questa avventura amorosa non corrisposta, prendendo appunto il nome di questa artista, di questa fotografa che aveva detto quella frase, quella perla per me illuminante. Mi piace spesso creare delle storie attorno a un personaggio, e soprattutto attorno a personaggi femminili, perché secondo me sono veramente delle muse, cioè le donne ispirano tanto, hanno tantissimo da dire, hanno un universo interiore veramente mega galattico. Senti Marco, mi era venuto in mente un pensiero, poi Tom magari lo affrontiamo, ma quanto è difficile oggi come oggi registrare un EP, un singolo, un album, incidere un disco, o anche registrare un video? Non è... Allora, da un certo punto di vista è diventato molto facile, nel senso che ci sono una serie di risorse, vuoi software, vuoi personal computer, vuoi dei microfoni e delle schede audio, diciamo cheap, cioè molto molto economiche, ovviamente non professionali, ma che uno va su Amazon, le reperisce e può in termini di fai da te magari creare qualche cosa, magari creare una pre-produzione. È anche facile dal punto di vista delle skills e delle competenze andare su Google o su YouTube, guardarsi un tutorial, per cui diciamo che avviarsi alla cosa è facile. Poi chiaramente è difficile, perché da un lato perché c'è sempre più concorrenza in questo ambito, poi perché ci vuole il budget per un videomaker, per affittare uno studio, per trovarsi un produttore, e poi è anche difficile non solo per i costi economici, ma anche perché bisogna trovare quello giusto. Cioè se vuoi far sentire la tua voce devi trovare il giusto sound, il giusto arrangiamento, la giusta immagine, comunicazione nei social e nel videoclip, quindi sicuramente è difficile. E quello che io consiglio sempre anzitutto agli artisti che seguo, ma in generale agli emergenti, è fare squadra, cioè trovare un amico che crede nel tuo progetto, che inizia a produrti le tue cose, trovare un fotografo, un videomaker che ti aiuta a curare l'immagine social e che magari ti fa un po' di sconticini o si mette sulle sue spalle la produzione del video. Quindi è difficile, però a rimboccarsi le maniche, un po' come in tutto si fa. È anche un po' il motivo per cui io da qualche mese ho creato assieme a alcuni amici una comunità, una community libera, gratuita, in cui gli artisti possono scambiarsi consigli e anche pubblicare degli annunci per dire sto cercando un videomaker di questo genere nella mia zona d'Italia. Quindi cercare di creare un po' di rete, perché come dici tu è oneroso creare un EP e un album, tant'è che se ne fanno sempre di meno purtroppo. Ecco, e questo mi porta anche a farti un'altra domanda. Il concetto di musicista in Italia, visto che tu hai avuto un'iniziativa molto intelligente, molto ambiziosa, quella di creare una rete tra i vari artisti oppure tra i vari tecnici che possono aiutare anche i nuovi ragazzi che vogliono fare della musica, che vogliono registrare magari un brano oppure vogliono registrare un album. Ecco, il concetto di musicista in Italia, qual è il tuo pensiero su questo? Ma secondo me, lo dico in maniera non molto politicamente corretta, il musicista in Italia è una delle figure peggio considerate. Cioè non è considerato un professionista, cioè non è incoraggiato giustamente dal punto di vista legale, dal punto di vista delle retribuzioni, dal punto di vista dei diritti. Cioè abbiamo lo shock meta SIAE che è appena successo, abbiamo la problematica di un artista che vuole esibirsi nei locali e anche lì le problematiche per venire riconosciuti i diritti fonomeccanici di riproduzione, abbiamo Spotify che paga pochissimo lo stream, cioè abbiamo tantissimi segnali d'allarme che ci fanno capire semplicemente che abbiamo una difficoltà incredibile dal punto di vista
diciamo, di permessi di potersi esibire per le strade di tante città. Ora non voglio fare polemica facile, però purtroppo è un mestiere veramente veramente difficile. Ho colleghi che hanno fatto studi incredibili, collaborazioni incredibili con artisti in tour veramente grandi, lavori veramente grossi, e che fanno fatica e magari hanno un secondo lavoro fuori dalla musica, la loro grande passione, pur lavorando a livelli professionali, pur lavorando con le major, fanno comunque fatica, perché secondo me il problema di fondo è di mentalità, cioè il fatto che il musicista in Italia sotto sotto non è considerata una professione al seguito degli altri. Ora sono molto forte perché è un argomento che mi sta a cuore, però purtroppo mi baso su esempi veramente reali che tocco con mano tutti i giorni, e spero che la situazione possa cambiare e perlomeno adeguarsi a quella che abbiamo in tanti paesi esteri, dove ahimè tanti colleghi sono andati a lavorare. Ecco, e tu non hai mai pensato di uscire dall'Italia e andartene fuori, magari in America, dove il concetto di musicista è nettamente migliore, cioè hanno una rappresentanza, hanno una tutela, addirittura in Inghilterra, in Germania, sono tutti stati dove vengono trattati in maniera migliore, oppure hanno una concezione, sicuramente hanno una concezione di musicista differente, molto più professionale rispetto a quella italiana? Assolutamente sì, assolutamente sì. Quello che mi piacerebbe fare è immergermi ancora di più in quella cultura, in quella professionalità, anche perché sono molto più avanti di noi, non solo come mentalità ma anche come competenze. Perciò mi piacerebbe sicuramente fare dei periodi all'estero per toccare con mano, entrare in questa mentalità, studiare, approfondire, ma per poi sicuramente nel mio piccolissimo cercare di cambiare le cose qui in Italia, come già ripeto, sarò una goccia nell'oceano, sto cercando di farlo con la community che ho creato, perché sono affezionato al nostro paese, alla nostra lingua, alla nostra cultura, alla nostra musica, al nostro idioma, al nostro paesaggio, alle nostre città, il nostro buonissimo cibo. E quindi anche la nostra musica deve, non dico tornare ai fasti che aveva nel periodo del barocco o di una certa musica leggera, di un certo cantautorato, però sicuramente il mio contributo lo voglio dare qua, quindi andare all'estero sì, però per formarmi e per cercare di dare nel mio piccolissimo un contributo anche comunque in Italia, certo, a quello che è la professione di musicista. Perché quante volte ti sarai sentito dire, magari anche dai tuoi genitori, vabbè, ok, canti, ma che lavoro fai? Sì, ma questo è verissimo, il dispiacere però è semplicemente per il fatto che la musica fa bene alle persone, no? C'è un servizio di cui la nazione ha bisogno, e una musica, se la musica fosse un pochettino più incentivata, ci sarebbe un pochettino più di benessere psicofisico in tutti. Quindi il vero dispiacere è quello, perché poi uno magari deve fare 2, 3, 4 lavori, lavorare di notte, lo fa per portare avanti la musica. Il dispiacere nei confronti di una nazione che tra le tante cose del proprio patrimonio che sottovaluta c'è anche la musica. C'è anche la musica. Senti, allora adesso ci ascoltiamo un altro brano che è intitolato Sara. Speriamo che sia attuale o che non sia soltanto una fantasia, però io ti lancio lì. Marco è stato anche frontman di una band pop punk. Esatto. Ma quanti anni fa questo? Una band pop punk? In realtà con la band ho lasciato quella band 7 anni fa, ma in realtà poi da 3 anni sono entrato in un'altra band. Siamo ancora non tra in attività, nel senso che siamo in studio a registrare dei brani, però ritornerà anche questo lato musicale. Ok, quindi sei molto legato a questo pop punk. Assolutamente sì, è la mia genesi musicale. Però è completamente differente da quella che tu fai come cantautore. Come mai questi due generi? Meglio, diciamo che poi io sperimento tanto, però sto cercando di fare un po' convivere queste due anime, quindi magari una scrittura un po' più all'italiana, magari anche rap, trap, nel senso che è una roba che va oggi, però con un sound un pochettino punk, perché comunque per esempio nei miei brani suono io spesso la chitarra, a volte io, a volte il mio collega e amico Simone, quindi sto cercando di trovare un po' la quadra per creare una proposta musicale che abbia un po' entrambe le vene dentro di sé. Bene, quando uscirà l'album pop punk faccelo sapere, perché chiaramente ti invitiamo tutto il gruppo a Music Room per sentire questo progetto, il nuovo progetto di Marco Conte, non come cantautore ma come frontman di una band pop punk. Adesso ritorniamo al cantautore Marco Conte e ci sentiamo il brano intitolato Sara. Fumano e le stelle non brillano, i segni non parlano, i tramonti non colorano, i sogni non
si avverano, gli amori non tradiscono. E tu non sei un miracolo cascato della mia libido. E ti lancerò la mia corda per essere sicuro che tu abbia voglia di vivere. Come cascate, bellezze inusitate che si muovono perfette sopra le tue labbra. Abbiamo complicato una faccenda semplice, era impossibile. Ho sciolto la promessa di esserci per sempre, farti felice, illuminare il giorno anche la notte. Per te che sei fragile, ti avrei donato il cuore anche i polmoni, a te anima instabile. E ti lancerò la mia corda per essere sicuro che tu cicatrici, bella coi tuoi occhi tristi. Che non parli con gli amici per fare tutti felici. Che cosa ne pensi, yeah yeah? Che cosa ne pensi di questi difetti, yeah yeah? In tutti i tuoi gesti. Che cosa ne pensi, yeah yeah? Che cosa ne pensi di questi difetti, yeah yeah? In tutti i tuoi gesti. Che cosa ne pensi, yeah yeah? Che cosa ne pensi? Stazione 41, Music Room in diretta lunedì dalle 22 alle 24 come ogni lunedì, con Max Ventura alla voce, Foxy alla regia. Il nostro ospite che stiamo intervistando è Marco Conte, l'abbiamo sentito in questi brani che a noi piacciono e che vi ho fatto ascoltare. L'ultimo brano intitolato Sara, che adesso Marco ci racconta. Volentieri, volentieri. Stavo per dire, la racconto volentieri questa canzone in quanto ci sono particolarmente legato, ma non vale più perché lo dico per molte delle mie canzoni. Ma in effetti è così, cioè giustamente ogni canzone è un pezzo della mia storia, un pezzo di cuore, diciamo così. Sara parla di amicizia, cioè Sara nasce per cercare di fare compagnia a un'amica, Sara appunto, che in quel periodo aveva fatto delle scelte di vita un po' scomode, o meglio, più che altro mal viste da parte della sua famiglia, dei suoi parenti stretti, dei genitori, e quindi si sentiva sbagliata, come spesso capita a noi, no? Perché magari voglio fare questo lavoro, i miei mi danno del matto, voglio stare con questa persona, tutti i miei amici mi sconsigliano. Ecco, questa cara amica Sara stava vivendo un po' questa situazione. Io in questi momenti non sono bravo con le parole, quindi mi chiudo in studio, prendo in mano la chitarra o il piano e butto giù una canzone da dedicare ai miei amici per fargli sentire un po' la mia vicinanza, no? Cioè ti lancerò la mia corda per farti sorridere, come dice la canzone, appunto, come recita, per non farti sentire abbandonata. E poi questa cara amica Sara mi ha detto: no Marco, però questa canzone facciamola sentire alle tante Sara, cioè le tante persone che si sentono sole, sbagliate, per fargli capire che c'è sempre un pochettino di luce in fondo al tunnel, che non siamo mai da soli, no? Anche se ci sembra che nessuno ci possa capire in quel momento, tanti si sentono come noi e possiamo essere solidali. E quindi poi ho registrato in studio la canzone, l'ho pubblicata e spero che tanti ci trovino un piccolo messaggio di, appunto, di solidarietà, di unione e di ottimismo, ecco. Di ottimismo. Senti Marco, ma i tuoi testi vengono prima della musica?
No, in realtà c'è una combo, nel senso che poi al di là di rifiniture, di miglioramenti e correzioni, tendo a creare un po' un flusso unico di musica e parole. Quindi solitamente almeno le frasi principali della canzone sgorgano unite nella loro veste melodica e lirica, diciamo, nelle parole. E poi ci sono sicuramente delle aggiunte, però le principali frasi mi frullano in testa finché io le pesco, le metto per così dire sul pentagramma. Quindi è abbastanza una combo nel momento creativo. Un insieme, insomma, tra musica e parole. E scusa, e hai un posto tuo particolare dove scrivere la musica, dove comporre la musica? Cioè, oppure in qualsiasi posto può capitare che che ti venga in mente una frase, una melodia e la butti giù, la registri con il tuo cellulare o con qualcos'altro? Sì, è la seconda opzione, nel senso che è un po' un metabolismo della mente, nel senso che lei processa magari i concetti a cui sto pensando, frasi che ho sentito, emozioni che ho provato, e ad un certo punto ti ritrovi in testa la frase melodica, cioè ti canticchi una canzone e dici: ma questa canzone qua non esiste, cioè questa canzone la sto, tra virgolette, partorendo io, o comunque rielaborando io. Quindi mi succede magari, che ne so, mentre sto guidando, mi è successo le volte che ho dovuto accostare, ero lì fermo al semaforo e non vedevo l'ora che diventasse verde per poter accostare e salvare sul memo dell'iPhone la canzone. Mi è successo delle volte che io sto dormendo e mi devo sforzare di svegliarmi perché sto sognando una canzone, quindi devo fare una nota vocale che tra l'altro è pessima, cioè le risento la mattina, sono sconnesse, però poi ne sono nate delle canzoni. Quindi sì, devi, diciamo, chi fa il cantautore deve un po' allenarsi a essere permeabile, recettivo ed elastico quando arrivano queste ispirazioni. Le devi fotografare, a volte sono momenti scomodi, però che ci devi fare. Marco, È ma per così. te scrivere è difficile oppure hai una certa facilità nel scrivere le canzoni? No, allora, scrivere è facile, cioè nel senso che è come, non so come dire, camminare, andare in bicicletta, mangiare, bere, respirare. Scrivere belle canzoni invece è difficile, cioè ci devi lavorare, nel senso che l'ispirazione ce l'hai, però se tu non studi la teoria musicale, se tu non ascolti belle canzoni, se tu non leggi i libri, non la nutri questa ispirazione, cioè, quindi non so come dire, che camminare non è difficile, spontaneo, no? Però correre, fare i 100 metri, andare alle Olimpiadi è difficile, no? Perciò se tu non vuoi farlo solo per te stesso e per stare bene, ma vuoi che raggiungano anche le altre persone, devi fare l'allenamento, no? Andare in palestra, andare con l'attrezzatura giusta. E quindi Allenarsi, che ma significa appunto comporre, farsi consigliare, autocorreggersi, leggere, studiare, eccetera, eccetera. Quindi un po' tutte e ecco, due. perché questo argomento introduce un'altra domanda che io ti faccio dopo, ma che te la intanto te la evidenzio. Perché Marco non è soltanto un autore di brani che interpreta direttamente, ma anche un autore di brani che ha composto per artisti emergenti. Poi magari ce li dici tutti, qualche nome di artista Certo. emergente, perché tu hai scritto diversi brani per artisti emergenti che poi hanno partecipato a Aria Sanremo, a Castrocaro, a Sanremo Giovani nel 2021. Adesso invece ci sentiamo il brano, poi magari ritorniamo su questo argomento dopo questo brano. Star bene per star male, sembra una contraddizione, ma in realtà è così poi alla fine, no? Quindi adesso sentiamo il testo della canzone, poi commentiamo questo e ritorniamo a parlare di Marco come autore per diversi artisti emergenti. Quando ti tagli per respirare, quando mi stringi per lasciarmi andare, quando mi ami e non lo mandi a dire. Dici l'amore non può finire, mi hai fatto capire che io sto bene da solo, che se ci provo di nuovo è la stessa storia. Mi hai fatto capire che tu stai meglio da sola e che mi sbaglio se poi ti chiamo yeah. Bene, bene, male, male, bene, bene, male, bene, bene, male, male, bene, bene, male. Per stare bene non ho bisogno di stare male, stare bene non ho bisogno di stare male, stare bene non ho bisogno di stare male, stare bene non ho. Di stare male, na 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 na
riflessivo goccia a goccia. Cosa ti faccio nuda sotto le mie labbra? Mi hai fatto capire che io sto bene da solo, che se ci provo di nuovo è la stessa storia. Mi hai fatto capire che tu stai meglio da sola, che mi sbaglio se poi ti chiamo. Yeah, bene, bene, male, male, bene, bene, male, bene, bene, male, male, bene, bene, male. Per stare bene non ho bisogno di stare male, 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 stare bene non ho. Na 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 na. Bene, bene, male, male, bene, bene, male, bene, bene, male, male, bene, bene, male, bene, bene, male, male, bene, bene, male, bene, bene, male, male, bene, bene, male. Per stare bene non ho bisogno di stare male, 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 stare bene non ho. Na 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 na. Quando perdono i miei sbagli, scompaiono pure i tagli. Quando perdono i miei sbagli, i miei sbagli, i miei sbagli. Stare bene per stare male, due sentimenti, due stati d'animo che sono confliggenti, contrapposti, dello stesso senso, lati opposti della stessa medaglia, come vogliamo dire, presupposto l'uno dell'altro, e tra l'altro una canzone tua che comunque è quasi ossessiva, per star bene non devo star male, insomma. Bravo, esatto, è un po', a parte che questa è vagamente sul sentiero di ritornare al punk, al nel punk. Sound anche sì, da esattamente è un po' un esperimento che va in quella direzione, su quella pista. Sì, è un mantra, cioè io ripeto a me stesso e anche agli altri quello che è un po' il messaggio di questa canzone, che è messo lì in maniera provocatoria, cioè perché in realtà non è che devo stare male per stare bene, ma devo stare bene, non serve stare male per stare bene, cioè non serve fare le cavolate, arrabbiarsi, litigare, se non anche cose peggiori, no? Per stare bene, io, guarda, è una canzone che nasce da un'esperienza vissuta, perché io la mattina insegno anche in una scuola, in un istituto superiore, e lì vedo spesso che i ragazzi magari sono tentati di prendere strade cattive, no? Non dico la criminalità, però magari dipendenze, strade un po' facili per cui si illudono di stare bene così, no? E quindi è una cosa che mi ha fatto riflettere, ho voluto dire la mia e dire non serve stare male, cioè non servono prendere percorsi sbagliati per invece stare bene e prenderci sul serio. Tra l'altro, citando questa cosa, voglio fare un saluto a... So che stasera sono collegati in diretta anche alcuni ragazzi della scuola che frequento, che mi supportano sempre anche a livello musicale. Mi hanno chiesto di salutarli, non so se posso. Come no? Assolutamente sì. Ci tengo, in particolare ci sono Cristian e Fabio, Cristian Gioia e Fabio Martinetto, che loro sono sempre super supportive, sempre collaborativi, mi incoraggiano nel fare musica, quindi ci tenevo a salutarli stasera, perché la mia musica vive anche grazie all'incoraggiamento dei ragazzi, quindi certo. Ci tenevo a salutarli stasera, certo. So che ci stanno seguendo. E che cosa insegni a scuola? Io insegno italiano e storia. Materie, no dai, non voglio dire ostiche, anche abbastanza interessanti e anche abbastanza artistiche, possiamo dire. Sì, ma e questi tuoi ragazzi, i tuoi alunni, che cosa ne pensano di Marco Cantante? Cioè, magari nell'ambito della classe, quando tu insegni, spieghi italiano. Beh, ma allora, la musica, diciamo che la musica piace a tutti, quindi sicuramente... Poi sono spietati, nel senso, perché se faccio una bella canzone, magari chiedono di ascoltarla in classe, mi fanno i complimenti. Se faccio una canzone un po' così, diciamo, snack... Così, No, così professore non va. Cioè, sono un feedback molto, molto onesto e molto sincero. Quanti anni hanno? Sono ragazzini delle superiori, quindi diciamo dai 14 ai 20. Eh beh, no, sono hanno più, hanno meno. È una platea, magari ripete qualche anno, anno di più. È una platea critica, quella. È un'età non bella, non bellissima per attraversare la vita. Quindi sono... critici nello stesso tempo, ma anche apprezzano della buona musica, come tu mi stavi dicendo.
però la criticità in questo momento... No, è sempre un bel feedback, molto, molto onesto e molto costruttivo. Senti, ma ti scappa mai di cantare in classe o te lo chiedono di cantare? Ma a volte chiedono di sentire magari le canzoni, però che mi scappa di cantare, no, al massimo un fischietto proprio nelle giornate, però tendenzialmente no. Fischietti, ok, d'accordo. Esatto. Senti, allora ritorniamo all'autore, perché come dicevamo, Marco Conte non è soltanto interprete dei suoi brani e della sua musica, ma è stato ed è anche autore per diversi artisti emergenti. Dicene alcuni, tra Aria Sanremo, Castrocaro, Sanremo Giovani 2021, a te la parola. Addirittura X Factor. Ci tengo sempre un po' a questo mio aspetto autorale, perché mi permette di esprimere tanto la mia vena creativa e fare belli incontri. Hai parlato di Aria Sanremo, per esempio, qualche anno fa abbiamo partecipato, tra virgolette, come autore, grazie all'amica Niel, con cui abbiamo scritto tante belle canzoni, alcune che devono ancora uscire, piuttosto che ho avuto anche il piacere di collaborare con un'artista che è stata finalista di Una Voce per San Marino, quindi a un passo quasi da rappresentarci all'Eurovision, come Mary Claire, ma anche tanti artisti emergenti che ancora non hanno visto magari Talent, ma ci stiamo lavorando e voglio già fare i loro nomi perché sono da tenere d'occhio, secondo me. Una carissima amica che si chiama Aber, ma anche Idui, Edoardo, un ragazzo in cui credo tantissimo, ma poi c'è anche l'amico Simone Veludo che ha fatto Castrocaro, che adesso sta tornando con nuove canzoni, quindi insomma il meglio deve ancora venire e ripeto, è una bellissima avventura perché è un intreccio di energie, cioè non è una cosa che, come dire, io scrivo la canzone e poi loro la interpretano, ma è una collaborazione da cui nascono delle belle cose che mi fanno fare delle esperienze veramente, veramente uniche. Ma quante ore passi al giorno a scrivere e a suonare? O a comporre, soprattutto anche a comporre? Allora, è una domanda molto difficile, ma sai perché? Perché non è una cosa che magari avviene in maniera strutturata, nel senso sì, la sera c'è quell'oretta, quelle due ore, però magari durante il giorno, capito, ti appunti la frase mentre... che ne so, esci dal lavoro, sei in automobile, fai una nota vocale qui, e dopo magari la sera la riprendi, quindi è un processo tra virgolette continuo che un po' attraversa tutta la giornata, ma poi magari si concretizza in quell'ora, in quelle due ore, quindi certo. È un po' inquantificabile, cioè, è difficile percepirlo. E a questi nuovi ragazzi, i nuovi ragazzi emergenti, i nuovi musicisti, il cantante Marco Conte che cosa consiglia? E l'autore Marco Conte, tra l'altro i consigli magari saranno sempre gli stessi, però che cosa consiglia, che cosa diresti a questi nuovi artisti che desiderano emergere? Ma il cantante Marco Conte, che magari è qualche anno che è stato sul palco, ha avuto varie esperienze contrattuali, non contrattuali, che si è fatto un pochettino le ossa, consiglia sempre agli artisti emergenti di trovare la squadra giusta di persone competenti che li guidano, no? Cerco di aiutare anche concretamente, nel senso, se l'artista mi dice ho bisogno di qualcuno con cui scrivere la canzone, ho bisogno di un giusto produttore, non so a che etichetta rivolgermi, o perché magari io stesso dico guarda, il tuo progetto è interessante, però hai bisogno di due foto più decenti per i social, oppure il tuo progetto è interessante ma scrivi canzoni così, ti propongo una collaborazione con un amico autore. Quindi il Marco Conte cantante consiglia una squadra per non sentirsi soli e per avere energia in più, perché non è vero che chi fa da sé fa per tre, secondo me. Invece il Marco Conte autore consiglia di vivere intensamente. Questa è una cosa che dicono un po' tutti gli autori, cioè di sporcarsi le mani, di vivere intensamente, di essere se stessi, perché il rischio più facile di chi fa musica, chi fa il cantautore, è iniziare a cantare come Blanco, iniziare a vestirsi come i Maneskin, iniziare a suonare il pianoforte come Lazza, però se fai così sarai sempre il secondo. Una copia, no? Sei una copia. La copia, esatto, che ovviamente non è facile, però il Marco Conte autore cerca anche qui in maniera pratica di far capire ai ragazzi come essere se stessi, ed non è un viaggio che fai guardando e ispirandoti a chi già esiste, ma è un viaggio che tu devi fare anzitutto dentro te stesso, e che, ripeto, non è una cosa facile, però cerchiamo di creare anche qui dei seminari, degli incontri online per stimolare la creatività e la miccia che abbiamo dentro, per poter scrivere canzoni nostre e solo nostre, ma che allo stesso tempo possano connettere gli altri. Certo, questo è un bel insegnamento, e comunque vada, dovrebbero iniziare a capire che si è se stessi e più si riesce ad attraversare magari il mondo, la vita, e ad emergere. Chissà che cosa succederà, che cosa li porterà nel futuro. Assolutamente. Abbiamo passato la prima ora, sono le 23:05 e noi ci ascoltiamo il settimo brano di questa sera di Marco Conte, intitolato Sticker.
faccio un giro sopra le tue foto. Baby, sai, c'ho un cuore mezzo vuoto. Mi va bene, vieni almeno in video. Mentre esco da scuola e vado in studio. E in un modo o nell'altro si riuscirà. Voglio girare insieme a te dentro la tua città. Farti sorridere e ballare come quando eri bambina. Con tua nonna che mi sfotte per l'accento che ho di qua. Capisco che ti amo perché rido sempre. Anche quando ti incazzi perché sono assente. Ti ho detto di sparire, puoi stare per sempre. Diamante così fragile, così potente. Io dico non ti merito e ti incazzi sempre. Ti piaccio quando bevo e dico cose sconce. Ti incazzi che ti scrivo solo a mezzanotte. Mi piacciono i tuoi morsi di ciliegie fresche. Mando uno sticker quando è iniziata questa storia. Allora sticker se reagisco a una tua storia ancora. Na 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 na. Sticker se manchi dopo mezz'ora. Solo sticker per ogni parte della storia. Allora ti mando cuori e tu fai solo bla bla stas. Io canto un altro pezzo tipo na na na. Avrei dovuto fare l'avvocato, il ragioniere, il sindacato, pure il magistrato. Però purtroppo per fortuna artista sono nato. E quindi mi condanno a vivere la vita senza mai avere un soldo bucato. E faccio un giro per l'appartamento in quarantena. Mi metto in tiro perché credo sia sabato sera. La cena a lume di candela ma con la tua foto. Lo so è ridicolo ma adesso però me ne fotto. E faccio tardi pensando agli sbagli. Cose che avrei potuto, avrei dovuto darti. Sono gli aggettivi chiami con davanti anti. Affogo i miei rimpianti con una boccia di Chianti. Un, due, tre, via, non sei più mia. Ti rompo le palle come in casa di Carta Gandia. Bloccato in casa tipo i Kikomori. Se non rispondi in fretta ai messaggi credo che muori. Mando uno sticker quando è iniziata questa storia. Allora sticker se reagisco a una tua storia ancora. Na 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 na. Sticker se manchi dopo mezz'ora. Solo sticker per ogni parte della storia. Allora ti mando cuori e tu fai solo bla bla stas. Io canto un altro pezzo tipo na na na. Quando è iniziata questa storia, allora sticker, se reagisco a una tua storia ancora. Na 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 na. Sticker, se manchi dopo mezz'ora. Solo sticker, per ogni parte della storia. Allora, ti mando cuori e tu fai solo bla bla stas. Io canto un altro pezzo tipo na na na. Allora, quale sticker manderesti a Stazione 41? Manderei uno di quelli belli coi cuori, tutti simpatici, tutti coi sorrisori un po' cartoon. Quelli per che noi per stiamo... ricambiare un minimo dell'affetto. Ecco, quello che noi stiamo mettendo sulle video di Facebook a Marco, ecco, Conte. Bravo, esatto, bravo, quelli lì. Stare in tema. Senti, allora, di che cosa parla? Quando hai scritto questo brano e di che cosa parla? Guarda, questo è un brano nato anch'esso l'anno scorso, è un brano che in realtà parla in maniera molto leggera delle relazioni d'amore ai tempi dei social, no? In cui magari anziché uscire per un aperitivo, per una cena galante, ci mandiamo i messaggini, le emoticon, le reazioni agli stickers. Quindi in maniera leggera tratta di come anche l'amore oggi è un po' a distanza, no? È un po' tra virgolette virtuale, o comunque a questi modi simpatici di nascere, di comunicare. Una canzone che ho scritto e realizzato con un amico, Davide Dame, che saluto, che ha scritto la seconda strofa, ma comunque ha lavorato in generale con me alla canzone, che appunto mette a tema un po' l'aspetto simpatico del nostro nasconderci un po' dietro agli schermi dei cellulari alle volte, anziché metterci la faccia. Partecipare personalmente, direttamente. Bravo, esatto. Senti, un difetto di Marco Conte. Ma un difetto di Marco Conte, guarda, abbiamo cominciato la nostra chiacchierata parlando del fatto che mi ritengo un sognatore appassionato di musica. Questo è anche un difetto, nel senso che magari tante volte, sai, c'è quell'ambizione di far partire tanti progetti, di pretendere un po' troppo da me stesso, di avere delle ambizioni di ottenere risultati alti per me e per i miei ragazzi.
che certo è una spinta, è una determinazione, però magari ti fa alle volte perdere un po' di energie, ti fa sentire frustrato, no? Perché mannaggia, doveva venire meglio la canzone, dovevamo arrivare primi qui, arrivare secondi là, quindi insomma il fatto di sognare tante volte ti fa un po' penare, bisogna imparare l'umiltà, bisogna imparare la pazienza, ecco, quindi chiamiamola impazienza, chiamiamola un po' eccessiva ambizione, ma c'è sicuramente da lavorare su questo fronte. Beh, se io adesso ti faccio l'altra domanda, l'inverso del difetto, cioè un pregio, sarebbe la stessa cosa nello stesso tempo, perché comunque vada a sognare anche un pregio di Marco Conte, perché sì, se non ci sono i sogni, non c'è la possibilità di poter andare avanti, cioè... Sì, guarda, è paradossale, perché è la cosa che magari ti fa penare, ma che poi ti fa anche rialzare quando c'è, per esempio, un insuccesso o una delusione. Quindi è vero, è un po', come si può dire, arma e medicina, veleno e antidoto, esatto, non so come dire, però è vero, hai ragione. Esattamente. Senti, per chi vorresti suonare o per chi vorresti comporre una tua canzone, chi vorresti darla per cantarla? Guarda, faccio fatica a rispondere a questa domanda, però saprei dirti con chi vorrei scrivere una canzone, perché io ho un mito assolutamente, che per me è un mito del songwriting, che si chiama Ed Sheeran, che è un cantautore pop folk, conosciutissimo, famosissimo, che io amo, perché mi ha permesso di affezionarmi alla chitarra, e perché poi ha una creatività immensa, cioè scrive tantissimo e si diverte proprio creando, quindi lui non ha certo bisogno che io gli scriva una canzone, però uno dei miei sogni nel cassetto sarebbero di fare una sessione in studio con lui e creare qualcosa insieme. Sarebbe un po' veramente un sogno. Un sogno bellissimo da realizzare. Ma Marco Conte che vita fa durante il giorno? Cioè è solo professore oppure va in giro come un ragazzo qualsiasi? Tra l'altro hai 34 anni quest'anno, quindi sei giovanissimo. Sì, 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 sì. Ma guarda, la giornata appunto sì, si divide un po' tra scuola e musica, nel senso che appunto la prima parte è dedicata alle lezioni, all'insegnamento ai miei studenti. Nel pomeriggio ci sono chiaramente i doveri di insegnante, che possono essere magari quella riunione piuttosto che quella correzione, quella preparazione di nuove lezioni, perché cerco sempre un po' di aggiornare questo aspetto qua, anche in base a come la risposta della classe. Appena finito quello incomincio con i miei giri, nel senso che si va in studio a scrivere, piuttosto che vado in studio a incontrare i ragazzi che seguono, vedere come stanno lavorando con i loro autori, col produttore. C'è una parte in cui appunto io mi tappo al computer o al telefono per tenere un po' attive le relazioni con chi magari sta organizzando un contest, un evento, per proporre ai miei artisti di suonare, o anche me stesso se il mio progetto cantautorale è in linea. E la sera allo stesso modo, nel senso che magari ci sono altri lavori in studio, oppure se sono libero lo ritaglio per leggere, per studiare o soprattutto per comporre, che è un po' il momento in cui la sera è appunto il momento in cui io creo anche le mie canzoni, oppure lavoro un po' a quelle che sto scrivendo con altri. Hai una giornata impegnatissima, delle giornate impegnatissime, 7 giorni impegnate. Guarda, sì, però il vantaggio è che sia l'aspetto, diciamo, educativo della scuola, sia quello della musica sono piacevoli, ma poi soprattutto il fatto di fare tante cose ti dà il vantaggio di comunque variare. Bravissimo, bravissimo. Quindi le senti meno che fare magari per 8 ore una stessa cosa di fila. Certamente. Senti, non mi lamento. Ma anzi. Questa stronza chi è? Allora, sicuramente non posso fare nome e cognome, non ce l'ho fare, no. No, non farò neanche il nome, anche se diciamo che è una canzone uscita qualche mese fa, quindi chi mi segue sa, perché poi sono molto social, anche se non sulle faccende private e personali, però allo stesso modo chi mi segue, chi mi è vicino sa che magari sono dietro delle storie delle persone verissime, non vere, ma che ovviamente non posso rivelare. Ma si è riconosciuta? Nella tua canzone? Presumo di sì, però essendo che... Non si è appalesata comunque, no? Anche se si è riconosciuta non si è appalesata. Bravo, non te l'ha mettiamola detto. Mettiamola così. Ok, adesso se la sentiamo, stronza, e poi la commentiamo un po' così giusto per ridere un po'. Volentieri. Alle mie paranoie in testa, non ti ho sulle labbra, per queste non suona.
gelosia alle mie paranoie. In testa non ti ho sulle labbra, tra queste lenzuola sapore di Xen. Stronza, stronza, non dar la colpa a quella sbornia. Stronza, 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 non dar la colpa a quella sbornia, sbornia. E sto fuori di me, sarò un pezzo di me, ma sto fuori per te, 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 te. Sto fuori di me, sarò un pezzo di me, ma sto fuori per te, 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 te. Per te è così facile andare via da me, un trucco di magia per io per te. Sei una stronza, stronza, dicevo il vero, fai la troia, troia, con me, con me, con me. Eccoci qua, ritornati su Stazione 41, mixcloud.com/live/Stazione 41, la diretta come Facebook e la diretta sulla pagina di Stazione 41. Ritorniamo al pop punk qui, eh? Sì, esatto. Ecco, mi stavo delle venature, ho dato un po' un'evoluzione al progetto per cercare di creare un po' di mix, di coerenza tra ciò che faccio e che facevo con la band e ciò che facevo da solista, anche per sperimentare qualche direzione nuova, certo, proporre qualcosa di un po' diverso. Però mi stavo chiedendo, adesso come fai a conciliare un genere pop punk come anche stronza, magari con il tuo genere che crei con la band, con Cosi, con Frangia, cioè... Sì. Ecco, questo sì, mi stavo chiedendo. Sì, questa è verissimo. Allora, ti dico una cosa. Da un lato, prima parlavamo del fatto dell'album, no? Appunto, io non ho pubblicato album un po' per poter mantenere questa differenza tra un brano e l'altro. E io ho un'esigenza di sperimentare tanto, anche di cambiare. Un po' l'ho sfogata nell'autorato. Cioè, nel senso che ne so, io non riesco a cantare R&B, non riesco a cantare rock di Freddie Mercury, però ho piacere magari a provare a crearlo, no? E quindi lo faccio come autore. Però alle volte ho bisogno di far uscire delle canzoni diverse fra loro. È sicuramente una cosa che non va bene per il pubblico, cioè ci vuole un po' più di coerenza. Però, ti ripeto, per me la musica è un'espressione, è una ricerca, una sperimentazione, per cui... Io sono sempre stato libero su questo, no? E mi sono sempre detto, piuttosto preferisco, tra virgolette, perdere fan, no? Non costruirmi un pubblico stabile, perché un giorno si sente la trap, l'altro giorno si sente l'indie, l'altro giorno si sente il pop punk, però ho bisogno di creare. Cioè, per me creare è anche un gioco, ma in un senso buono, no? Cioè, è divertimento, sì, sperimentazione, varietà. E quindi, sì, magari alle volte pecco un po' di mancanza di coerenza, manca un po' quel filo rosso. No, ma io non stavo parlando di coerenza, non fraintendermi, non parlavo di coerenza, parlavo di generi musicali che chiaramente sono molto distanti tra il pop punk e il cantautorato, cioè canzoni acustiche come Cosi, con una chitarra che è meravigliosa, certo, con un po' punk che è un ritmo aggressivo. Probabilmente ci sono dei desideri oppure dei gusti completamente differenti che cercano di convivere tra di loro. Sì, 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 esatto, è più secondo me a questo livello qua, nel senso che poi io mi appassiono, nel senso che magari può capitare, che ne so, che ascolto un rapper che mi piace, faccio per dire, mi piacciono molto i suoi incastri ritmici, il suo flow, le sue basi hip hop, quindi inizio ad ascoltare quel genere e poi mi viene un po' da riprodurlo, no? Magari mischiando qualcosa di mio, mi viene da imitare, perché magari mi piace e mi caso, no? Oppure, come dici tu, ci sono tanti aspetti, che ne so, magari quando sono un po' più incazzato, voglio sfogare la rabbia, vado più sul punk come sonorità, quando magari sono un po' più innamorato scelgo qualcosa di acustico. Quindi sì, ci sono un po' gli ascolti vari che faccio e anche un po' i vari, diciamo, lati emotivi e sentimentali che attraverso, che mi spingono a creare cose un pochettino eterogenee. Allora, adesso ritorniamo con la lingua inglese. When It's Dark. Esattamente, esattamente. Poi magari ci spiegherai, abbiamo altre canzoni, siamo arrivati alle 23:20, sembra, oramai è quasi sono volate quasi due ore, siamo arrivati a un'ora e mezza di trasmissione con la tua musica, molto bella, molto orecchiabile, ma molto, ti appassiona. La strumentazione, gli strumenti, la chitarra,
in realtà poi ti entrano dentro, così anche come le voci femminili che tu inserisci nell'ambito delle, delle canzoni. Adesso ci sentiamo When It's Dark di Marco Conte e poi siamo ancora di nuovo qui con voi. Play pretend till it's over, I won't get out, it's in my head. Play pretend till it's over, I won't get out, it's in my head. Shut us down my heart, that made me fall apart. All the shit making me feel blind, opens the cause of my exits. I wanna get in touch with your life, you're so young, I'm such a bastard. I wanna get in touch with your dreams, cause it's the only thing that cares to me. I play pretend it's in my head. Finally stop with this nightmare. I fought with your parents and with your ex. They don't get you're my only mate. It's late now, it's past midnight. You're on me, you cannot sleep right. Read the clues and find me. I'm only hiding on the other side. It gets easier to press on to it. When it's dark, it gets easier. When it's dark, we'll play pretend till it's over. I won't get out, it's in my head. We'll play pretend till it's over. I won't get out, it's in my head. It gets easier, it gets easier. Hey, you, I got naked dreams and deja vu's, blurs. This is simply too good to be true. You know that you can burn your aisle of views. Cool, I don't wanna be the one you choose. Fool, cause I know what matters, not what you use. Useless abuse. It's late now, it's past midnight. You love me, you cannot sleep right. Read the clues and find me. I'm only hiding on the other side. It gets easier to press on to it. When it's dark, it gets easier to press on to it. When it's dark, we'll play pretend till it's over. I won't get out, it's in my head. One, two, is there a life always gotta play? Four, give me more. It gets easier on to it. When it's dark, it gets easier to pass on to it. When it's dark, it gets easier. When it's dark, come dicevamo, anche questo testo è in inglese. Perché in inglese? Quanto è buia la serata? Ma c'è qualche c'è stato qualche momento della tua vita, Marco, buio? Sì, diciamo che, guarda, secondo me si tratta un pochettino sempre di una questione di prospettiva, nel senso che possiamo sempre, ogni giorno, nei momenti migliori o momenti peggiori, decidere se guardare il buio o se guardare la luce, nel senso che comunque se c'è l'ombra vuol dire che abbiamo le spalle rivolte alla luce e davanti vediamo l'ombra. Quindi sì, ci sono stati sicuramente dei periodi di passaggio, dei periodi critici, anche banalmente per la musica, no? Nel senso in cui sei tentato di mollare, in cui magari le persone attorno a te non ci credono o tu stesso non ci credi. Quindi sì, ho attraversato dei periodi bui. E come al solito ho cercato di aggrapparmi invece a chi mi dava fiducia, no? Mi insegnava appunto a guardare il bicchiere mezzo pieno, che veramente è una piccolezza, sembra una sciocchezza, ma cambia veramente tanto. Anche qui, con questo brano in inglese, un po' dalle sonorità, diciamo, pop rock, abbiamo voluto io e Simone, che è l'altro ragazzo con cui uscirò con la band, che ha suonato ovviamente che qua l'arrangiamento di chitarra, eccetera, abbiamo voluto un pochettino soffermarci sul fatto che quando è buio, la cosa che non ti devi guardare non è il buio, ma quella striscia pur sottile di luce all'orizzonte che dice che comunque sta arrivando l'alba, quindi ecco.
per pensare un po' positivo, pensare un po' positivo, che non fa mai male. Ecco, quando ti riferisci a Simone, ti riferisci a Simone Ostini. Hai detto benissimo, esatto. Che è il tuo Ostini. Compagno insieme a questa nuova band. Bravo, per sperimentare questo pop punk, ritorniamo alle origini. Ecco, ritornando alle origini, ma Marco Conte ha anche studiato canto. Sì. Ho studiato canto e devo dire che è stata veramente la svolta, perché non si tratta soltanto di poi cantare bene, di non rovinarsi le corde vocali, ma cantare bene significa essere veramente in contatto con la propria voce, e la propria voce è veramente un organo dell'anima, diciamo così. Cioè l'ho scoperto sulla mia pelle, è incredibile, ma cantando bene riesce a esprimere meglio anche le tue emozioni. Poi ho incontrato veramente grandi professionisti, Laura Ciriaco, Antonio Marino, che sono veramente dei grandissimi, che hanno fatto tour, hanno fatto The Voice, hanno fatto bellissime cose, e mi hanno trasmesso prima che la tecnica, anzitutto la passione per questo lavoro, la dedizione, l'attenzione alla cura di sé, della propria voce, e il fatto di veramente non farsi mai sconti, essere pignoli in senso positivo nell'uso della voce e nel fare musica. Quindi veramente gli devo tantissimo ai miei insegnanti di canto. Senti Marco, sentendo queste canzoni tra il pop punk, il rock, il rap, tu credi che oggi la musica sia contaminata? Cioè pensi che la musica sia aperta al mondo, o forse più di ieri c'è una contaminazione di generi? Guarda, secondo me sì, secondo me oggi c'è una contaminazione molto forte. Alla fine la musica penso che stia ricercando nuove strade dopo la grossa parentesi della trap e dopo la piccola parentesi dell'indie. La musica si contamina, no? Perché da un lato ritorna un po' il suonato, ritornano le band, ritorna il rock, ritorna la chitarra elettrica, che sembrava diventata un tabù per le radio, per le classifiche Spotify, però allo stesso tempo magari il rap e la trap ci hanno lasciato un certo linguaggio, una certa ritmica, e quindi secondo me sì, ci sono venature, sentieri e, come dire, affluenti che vanno a mescolarsi, e secondo me uscirà qualcosa di carino e interessante nei prossimi mesi, musicalmente parlando. Allora, considerando che siamo quasi al termine, mancano 20 minuti e ancora dobbiamo sentire 5 brani, io direi di passare subito alla musica, magari le parole le stringiamo sempre di più fino alla fine, perché abbiamo già detto tante cose di Marco Conte, abbiamo parlato di tantissime sue passioni, dei sogni, dei desideri. Adesso ci sentiamo un po' di musica, anzi ritorniamo a sentire la musica e poi ritorniamo a chiacchierare con questo brano Ho Ho. Perché? Yeah. Perché questo brano così, questo titolo un po' orientale? È un po' come quando rimani senza parole perché vedi una cosa bella, non so, un bel paesaggio, una bella ragazza, e dici wow, oh, è un po' quindi è un'esclamazione più che un Bravo, nome orientale. Esatto. Io l'avevo concepito come un nome orientale. Ma ci sta, invece sta quello, ognuno invece, la interpreta un po' come vuole. Invece è un'esclamazione. Allora, l'esclamazione, speriamo che sia un'esclamazione positiva, noi ce la sentiamo. Speriamo. E poi ritorniamo qui con noi e con Marco Conte. I'm
che esclamazione, che bella musica. Secondo me l'anima di Marco Conte è sicuramente pop punk. Adesso sì. ci vuoi distogliere, ci vuoi far deviare l'attenzione su di te dal pop punk come cantautore, che tra l'altro ti riesce molto ma molto bene, devo dire. Però la tua anima secondo me è un pop punk. Hai ragione, infatti, esce fuori. Bravissimo, è un po' un ritorno all'origine, ma perché mi rispecchio in questo. Poi in futuro si vedrà, nel senso sono sempre aperto a sperimentare, però dentro questo genere di musica che avevo bisogno di ritrovare in questo periodo. Ti ci trovi, insomma? Assolutamente, assolutamente. Senti, adesso discorso in generale, possiamo farlo tranquillamente, sei aperto a tutto. Credo che gli artisti sono spesso immersi nelle emozioni del presente, non so se ho torto o ragione, e il futuro li spaventa. Marco ha paura del futuro e vive le emozioni del presente, oppure è proiettato verso il futuro? Ma diciamo che sono vere entrambe le cose. Io sicuramente ho tanto bisogno del futuro, sia dal punto di vista personale, cioè non riesco a vivere senza, da buon sognatore, non riesco a vivere senza avere un obiettivo per domani, un obiettivo a medio-lungo termine, cioè io voglio realizzare questa cosa, no? Cioè un po' la mia fissa, quindi vivo proiettato verso il futuro, ma anche un po' come cantautore, nel senso che poi ho la curiosità io stesso di fare nuove esperienze di vita che porteranno nuove canzoni. Mi domando come saranno, anche perché cerco magari di condirle un attimino con qualche sound diverso, no? Magari pescando la musica nuova che ascolto. Però è vero che allo stesso tempo quello che tu crei fotografa come ti senti adesso. Quindi secondo me, cioè, ho i piedi nelle scarpe del presente, però sento anche un amo che mi tira verso il futuro. Io sono fatto così, tant'è che magari appena finisco una canzone già sto pensando a quella dopo, no? E mi dimentico quasi di averla fatta uscire, perché già sono focalizzato su quella nuova che voglio scrivere. Ecco, mi hai quasi anticipato la domanda, ma il tuo progetto futuro qual è? Allora, anzitutto, adesso non posso ancora annunciarlo perché non ho ancora data specifica, però esco con la band, con un pezzo nuovo che arriverà fra pochissimo, cioè arriverà penso a inizio estate, quindi fra pochissimo sui miei social annuncerò questa cosa, e di cui sono molto molto gasato, molto contento. In questi giorni stiamo lavorando alla copertina del pezzo, eccetera eccetera, e alla release, insomma. Quindi ci sarà quello, ma ci sarà anche della musica live, perché sia per me sia per gli artisti che seguo, quest'estate stiamo pianificando qualche tappettina in giro, qualche data, voglio dire. Hai qualche data da darci adesso, da anticipare a Stazione 41, in modo che così magari noi le diciamo anche nei nostri social? In realtà anche lì, dunque, sicuramente per metà aprile saremo in ballo. La prima dovrebbe essere qui in zona, qui a Milano, tra il 15 e il 16, però devo dirti la verità, stiamo definendo, anche perché inizialmente doveva essere con un set acustico, però forse tiriamo in ballo la band, quindi anche lì lo faremo sapere un attimino all'ultimo minuto, però siamo vicini. Vabbè, comunque, se passi dalle Marche, a Fermo, noi ti ospitiamo tranquillamente. Abbiamo una street radio, abbiamo la vetrina sulla strada, quindi abbiamo il pubblico e i telespettatori, anzi così facciamo. Bellissimo, telespettatori, esatto. E spettatori che ascoltano live il concerto. Adesso ritorniamo nella parte sentimentale cantautorale con il brano C'est la vie. Esatto, se torniamo un po' con un po' di leggerezza quasi estiva, via. Con Marco Conte e Lara Serrano. Con le tue porte chiuse io ci chiudo il cuore e cambio pennello ma non esce colore. Tu che vorresti andare per la tua strada e mentre litighiamo ci sentiamo a casa. Mi prendi la mano, come dire, scappiamo. Io sono sotto, due minuti ti chiamo. Il tempo passa ma nessuno ci ha avvisato. Abbiamo camminato ma nessuno ci ha avvistato. Con le tue porte chiuse io ci chiudo il cuore e cambio pennello ma non esce colore. Sguardi differenti con uguale direzione, su treni paralleli ma in ritardo di due ore. Ci faccio qui al confine tra il bene e il banale, il fruscio del vento e le cicale. Se la via alla fine come in un film, ma le prime, le cose belle accadono una volta sola, e men che non si dica siamo i titoli di coda. Con
però deraglio quando ti vedo. Labbra di Malibu che dicono il tuo nome. Sento il tuo profumo in mezzo a mille altre persone. Se la vi, ma sherry, se la vi. Se la vi, ma sherry, se la vi. Nodo in gola, trucco che cola, un concerto assieme. Quando bucavamo a scuola tu sei punk queen, io un po' creepy, tu sei punk rock, io sono not strong. La mia lady come Ferry, io rimango sempre quello di ieri, baby. Con le tue porte chiuse io ci chiudo il cuore, e cambio pennello ma non esce colore. Sguardi differenti con uguale direzione, su treni paralleli ma in ritardo di due ore. Se la vi è la fine che ci faccio qui al confine, tra il bene e il banale, il fresce del vento e le cicale. Dove sei? Un cocktail d'amore sbagliato. Dove sei? Un caffè corretto aggiustato. Dove sei? Ti cerco tra i mille castelli che ti crei. Quando vorrei i tuoi occhi nei miei. Faccio qui al confine, tra il bene e il banale, il fresco del vento e le cicale. Se la vita alla fine è come in un film, le prime, le cose belle accadono una volta sola. E me che non si dica, siamo ai titoli di coda. Le tue porte chiuse, io ci chiudo il cuore, e cambio pennello ma non esce colore. Sguardi differenti con uguale direzione, su treni paralleli ma in ritardo di due ore. C'est la vie, e purtroppo la c'est la vie, o meglio così è c'est la vie. Lara Serrano e Marco Conte. Onestamente Marco non so che scegliere, per quanto belli sono i brani come cantautore, così dolci con doppie voci o post-punk, ho l'imbarazzo della scelta. Vedi che anch'io non so scegliere, esattamente. E quindi abbiamo deciso con Foxy di mettere in rotazione sia alcuni brani di post-punk sia alcuni brani di cantautorato di Marco Conte. Perché ci piacciono entrambi, che dobbiamo dire, dobbiamo fare. Allora, c'est la vie, raccontaci un po' c'est la vie, questa è la vita. Esatto, un po' come dice questo motto, no? Questa frase che di certo non abbiamo inventato io e Lara, e ci vuole un po' di leggerezza, nel senso che alle volte bisogna accettare quello che non si può cambiare. Lara, bravissima cantautrice genovese che ha questo stile di racconto molto cinematografico, molto leggero, ho voluto inserirmi. Parliamo di amore, parliamo di vita, parliamo di sentieri interrotti e quindi di situazioni in cui bisogna cercare altre strade, ma sempre col sorriso, perché se la vi. La vita. Tutto può succedere. Certamente. Senti Marco, ci dici quali sono i tuoi social, in modo che così li rendiamo pubbliche anche ai nostri radioascoltatori, e in modo che così ti possono anche sentire, venirti a trovare sui tuoi social per ascoltare la tua musica. Volentieri, sia per poter riascoltare le canzoni, sia perché, come dicevo, arriverà prestissimo l'annuncio di musica nuova e di nuovi eventi live, quindi sulla mia pagina Facebook Marco Conte Music, sul mio account Instagram Conte Marco, e per i più, diciamo, social, per i più giovani, anche l'account TikTok, sempre come Conte Marco. Più o meno le notizie sono quelle, contenuti un po' diversi sulle varie piattaforme, e vi aspetto sicuramente. Senti, e come giudichi l'uso della tecnologia nel mondo musicale, o al servizio della musica, diciamo così, al servizio della musica? Ma guarda, secondo me va presa per quello che è, cioè un mezzo, come poteva essere, che ne so, il giornale o la pubblicità. È un po' la vetrina in cui tu puoi, anche a costo zero, far vedere quello che fai e puoi farti scoprire da tante persone. Quindi io consiglio sempre di imparare ad usarli, perché veramente sono uno spazio in cui puoi incontrare il tuo pubblico, capire cosa gli può piacere, anche se chiaramente c'è sempre un aspetto di inautenticità e di filtro che non apprezzo particolarmente, però sicuramente è un'arma e quindi la utilizziamo. Arma è una parola un po' brutta, è uno strumento, è uno strumento. Una vetrina che consiglio comunque di utilizzare nel modo corretto. E quindi magari se rimane a servizio della musica e a servizio di qualcos'altro, ben venga, purché questo servizio non scompaia.
e non sia un atto dovuto oppure una costrizione. Si possono ribaltare, bravo, i fattori, e da vetrina diventa un po' la cosa importante e tra virgolette la vera realtà a cui puntiamo. Assolutamente sono d'accordo con te. E adesso cambiamo cantante, cambiamo interprete femminile con Valeria De Gioia. C'è Tienimi la mano, sempre Carlo Conte che scrive le parole, il testo e ovviamente anche la musica. Ti aspetto mentre dormi, ti guardo mentre vivi. Per quando resti in fissa, per quando non sorridi. Dicono che tutto è inutile se tanto non mi vuoi. Dicono che è anche più facile se te ne vai. Ti guardo mentre piangi, parole che non dici. Dicono che è anche più facile se me ne andrò. E sento che sarò più fragile, ma non tornerò. Prima di andare dammi un bacio, poi non mi importa se non ci sei. Prima di andare tienimi la mano, e non capirò anche se non ci sei. Perché ti amo come sei, e sei come ti vorrei. I ricordi sono pezzi di una storia, solo un pazzo chi li ignora, solo un cuore che ha paura. Ed io fingo di star bene, di voler dimenticare, ma ti guardi mentre piango, parole che non dico, parole che non dici. Dicono che è tutto inutile se tanto non mi vuoi. Pensavo che fosse impossibile. Se non ci sei. Prima di andare tienimi la mano, e non cadrò anche se non ci sei. Perché ti amo come sei, e sei come ti vorrei. Marco Conte con Valeria De Gioia, Tienimi la mano. Scusami se prima ti ho chiamato Carlo Conte. Non c'è problema. Giustamente c'è un po' di omonimia. No, ma che io sono normalmente abituato a ribattezzare i miei ospiti e quindi questa a fine serata. Ma quello che importa poi, tra l'altro, è la musica. Ma è vero identificarlo con Marco Conte, ma poi è la musica quella. Senti, questo brano è diverso dagli altri, mi sembra di aver ascoltato, anzi l'ho ascoltato bene, è sicuramente differente dagli altri, è più romantico, più sentimentale. Sì, sì, hai ragione. Guarda, anch'io, pur avendolo scritto e realizzato, quando è partito, è andato in play dopo gli altri, ho detto, ho sentito qualcosa di diverso, ma perché in effetti è così, cioè non solo perché è musicalmente una ballata molto romantica, acustica, ma perché secondo me è una canzone molto vulnerabile in cui ho avuto il coraggio di mostrare un po' quello che c'è dentro la conchiglia, no? Di mostrare delle parti magari più
più fragili, più sensibili, più emotive della mia personalità, che magari solitamente uno tende un po' a nascondere dietro il punk, dietro melodie orecchiabili, magari più leggere come avevo sentito prima. Quindi sì, è una canzone diversa, perché secondo me è andata a toccare corde emotive diverse dentro di me. Poi è stata fantastica Valeria a dar voce. È una voce anche questa fantastica. Senti, ma la mia curiosità è: come scegli, come individui le voci femminili in base ai brani? Ma guarda, perché sono tre voci, noi abbiamo sentito tre voci differenti, sì. Fenice, De Gioia e tra l'altro la Serrano. Che e sono anche, Lara, esatto. Diciamo che allora io sono quasi fanatico, ossessionato dalle voci, nel senso che quando sento una voce di un cantante o di una cantante, mi immagino come sarebbe una canzone scritta per lei, quale tipo di canzone valorizzerebbe la sua vocalità, no? E quando sento una bella voce, che sia in una serata, in un evento live, in un contest o anche magari sui social, propongo subito di provare a scrivere una canzone per questa voce o di scriverla insieme, perché è un fenomeno che mi affascina tanto, no? Dare voce, creare la canzone per la canzone giusta per la voce giusta. E poi mi faccio sfidare, no? Nel senso, vedevamo prima con la Serrano una vocalità magari giovane e decisa, che secondo me stava bene per raccontare in maniera indie ed acustica, la Valeria De Gioia che ha una certa leggerezza, a cui volevo affidare una storia così intima, particolare, e quindi insomma è un po' una combinazione tra quello che mi ispira quella voce e quello che mi immagino che possa nascere. Devo dire che sono sempre stato contento di questo, ma non per merito mio, ma per merito di queste fantastiche artiste. Sì, devo dire che sono ben amalgamate con il testo e con la musica, soprattutto Valeria De Gioia ha una voce fantastica, e quindi con questo brano era proprio l'ideale, una voce perfetta che si amalgama bene con questo. Si sono sposati benissimo. Il penultimo brano di questa sera di Marco Conte è Essential Roses. Lo ascoltiamo, poi ne parliamo e poi dobbiamo terminare l'appuntamento con l'ultimo brano che è un'altra, con un'altra voce femminile. Poi dopo ne parliamo magari. Adesso certo. Sentiamo il brano. Che mi facevo cadendo ubriaco di te. Roses I don't mind, perdo le goodbyes, penso ai quei good times, baby. Roses I don't mind, perdo le goodbyes, penso ai quei good times, baby. Se penso, se fumo, ma sei solo una sonda. Mi buco, mi brucio, ora cavalli ancora. Pensare che avevo contato XM, perché mi facevi stare meglio a te. Un'altra volta ancora era un psycho care. Ed ero io il suo tossico, eccitazioni su di noi, sopra i muri di un locale. Dimmi se ancora mi vuoi, anche se non voglio più te. Mi fido solo di me, perché il cuore ha fatto crack. Il rispetto poi dov'è? Pure oggi fuori in tour tra Milano e Malibu. Mi chiedo che fine hai fatto, io non ti vedo più. Mi brucio, ora cavalli ancora.
Essenziale Roses, sempre Marco Conte, sempre con la musica live di Stazione 41. Siamo arrivati al termine, due parole per questo brano e poi passiamo all'ultimo brano con Alessia Bertonasco, che è un'altra voce femminile. Esattamente, e sono contento di chiudere così, perché Alessia è una voce a cui tengo, è una voce in cui credo, ma non solo una voce, un artista giovanissima di appena 20 anni, che ha questa vocalità R&B veramente interessante. Poi è mezza sudamericana, tutta una personalità, un immaginario veramente forte. Sono sicurissimo che farà parlare di sé, quindi sono contentissimo di averci collaborato. Colgo già l'occasione per iniziare a ringraziare tutti gli amici che ci hanno seguito, soprattutto il team di Stazione 41, che siete stati veramente super, super gentili, super accoglienti. Grazie Marco, la tua gentilezza è squisita, quindi noi apprezziamo la tua presenza, abbiamo apprezzato la tua musica. Noi ti auguriamo tante bellissime cose e dei sogni, dei tuoi sogni nascosti, che non ci hai detto questa sera, realizzabili, farò chiaramente, in un prossimo futuro. Grazie Marco, grazie per la tua musica e ti aspettiamo con il pop punk, il tuo gruppo, mi raccomando, così facciamo ballare tutti i nostri radioascoltatori. Vi ricordo che l'appuntamento con Marco Conte, con l'appuntamento Music Room, potete riascoltarlo attraverso il nostro podcast sulla pagina di Stazione 41. Tra l'altro, appuntamento che potrete riascoltare su Spreaker, su YouTube, su Telegram, sulla pagina Facebook, sull'app di Stazione 41 e ovviamente su mixcloud.com/live/stazione41. Terminiamo con Alessia Bertonasco e Marco Conte, Poli Opposti. Grazie a Foxy e la regia, grazie ancora a Marco Conte, al quale auguro buonanotte e un buon riposo con una buona musica. Ci sentiamo presto, io vi ridò appuntamento e rinnovo l'appuntamento con Music Room per lunedì prossimo dalle 22 alle 24, sempre Music Live, sempre su Stazione 41 con Max Ventura e Foxy alla regia. Grazie, buonanotte a tutti e buona musica. Sopra di me un cielo che avvale mie incertezze, dentro di me buio e lacrime, ma sono gocce di luce. Chiedimi perché nelle tenebre non si spegne più la mia voce, che ora risuona in questa stanza, che ora sembra meno vuota. La mia voce rompe il silenzio come fuoco che scioglie il ghiaccio, un contrasto che sento dentro, caldo e freddo, nero e bianco. Come un volto rimane impresso, macchie nere fatte d'inchiostro, sono rondini nell'inverno, caldo e freddo, nero e bianco. Un silenzio che grida dentro di me e non mi lascia più pensare. Fragile ma potente, un suono costante, riecheggia le mie paure. Goccia dopo goccia, piange anche la pioggia, eco di una notte troppo lunga che ora risuona in questa stanza, che ora sembra meno. Dopo la tempesta un arcobaleno, lampi alla finestra che tagliano il cielo, la luce della luna mi guida nel buio, sotto queste stelle mi sento al sicuro. Dopo la tempesta un arcobaleno, lampi alla finestra che tagliano il cielo, la luce della luna mi guida nel buio, sotto queste stelle mi sento al sicuro. La mia voce rompe il silenzio come fuoco che scioglie il ghiaccio, un contrasto che sento dentro casa.
Avete ascoltato Music Room. Tutta un'altra musica. Pop, indie, rock, trapper, rap, interviste e musica live. Alla scoperta di nuovi gruppi emergenti. Stazione 41.